prima di andare in macchina, che fa questo. Aveva messo la pioggia dal Sì, pomeriggio. infatti. Dal pomeriggio aveva messo che pioveva. Mannaggia la miseria. Ecco, questa è la via dell'azienda. Guarda, lasciami più avanti possibile, così non riesco a capire se c'è la strada chiusa o meno. Ecco, Ma l'azienda è qua qua. conviene passare. Ma in teoria potresti anche Sì, la metto qua. parcheggiare. Facciamo, Sì. guarda, qua c'è posto. Guarda, anche qua. Esatto, se Ma poi mi parcheggi. faccio il giro Ah, e. ok. Si dovrebbe Sì, riuscire a sì, sì. girare. Magari qua c'è la polizia. Sì, fermati qua, va benissimo, Va bene ok. qua. Guarda, ti puoi parcheggiare anche qua. Eccezionale qua. Perfetto. Arrivo, questo lo metti tu. Sì, Metti lui dammi lo la. zainetto. Sì, lasciala qua La che è lascio perfetto. qua. Sì, ma Risolvere. scherzi. Meglio di qua. Guarda, Parcheggiata in tanto non mezzo. penso che passerà altra gente da qua. Grazie per essere Grazie. venuti. Grazie a voi. Devo dire che il nuovo posto si chiama la bottega. Sì.
sabato 9 ottobre alle ore alle 15. Ci siamo per l'ennesima volta a fare. Ok, allora vado a prenderle, grazie mille. Poveri macachi, fratelli macachi, che purtroppo sono 2 anni che stanno lì in attesa. Noi li abbiamo fermati di essere prima torturati, non sperimentati, torturati! Perché si tratta di una tortura. E dopo pensate, dopo 5 anni soppressi, l'eutanasia, magari quella dolce. Un cazzo glielo faremo fare! Siamo tutti d'accordo, vero? No. Io guardate, vabbè, io sono a certa età, a me non è un cazzo di morire. Sono 65 anni. Ma io ho scoperto la mia missione, no? Questi ultimi anni mi farò l'insegna dell'animalismo. Se non meno non ci mettiamo la davanti. Basta! Lo dici tu? Perché ci ha parlato? Però io penso che sia la cosa più bella che possiamo fare. Di impegnare tutte le nostre risorse, le ore più belle della giornata. Noi li mangiamo. Le ore più belle. Per gli animali, per i nostri fratelli animali, come mi chiamava San Francesco d'Assisi. Dai, facciamoli. Sì, sì, la Sicilia per forza. E che cosa devo fare? Speravo che oggi assassini, 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 assassini. Assolutamente, grazie. Io sono il portavoce della pagina della realtà. Se poi vedete questi posti, università sono dei bunker. I stabulari fanno come fanno gli ospedali, le camere mortuarie stanno sotto in basso, lì stanno gli animali, i stabulari, perché da lì portano direttamente il forno crematorio. Vi posso dire solo una cosa, 40, 50 anni fa, purtroppo ero giovane, non ho avuto la forza, scusa un attimo, di oppormi, le cade. Ciao, la casaccia! Venivano portate giù poverini dopo che l'avevano sperimentato, stavano poi nelle radiazioni. Non potete capire che condizioni. Erano dei comici, li chiamavano le cavi. C'erano subito le peggio aberrazioni fisiche e psicologiche. Grazie. E poi venivano, vi giuro, ho visto con i miei occhi, gettati nel forno crematorio, ancora vivi! Ho fatto fare io, vi ringrazio, come abbiamo fatto. Ancora vivi! E questi poverini che cercavano un pertugio per uscire. Uno per retta, uno di noi. Ammazza, bellissimo. Poi se tu vuoi guardare la storia su Google. Non è che la mia testa è la sua inferiore, è la stessa. Adesso viene celata. Ha pensato a dei punti, neanche il presidente della Repubblica non sarà del punto. Giù le mani dagli animali! 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 Questi sono degli autentici assassini! Li dobbiamo chiamare assassini! Grazie. Io vorrei vedere se qualcuno volesse fare a loro, ai loro figli, quello che loro fanno agli animali! Come reagirebbero? Insegno molto anche ai singoli cittadini le leggi. Questo secondo me è un obiettivo. Quindi vi dico prima, se potete, a Parma, sabato 9, ci sarà questo grande appuntamento. Pare che la polizia di Stato ci ha dato il permesso a questa ragazza, Nadia Ruggero, che sta facendo un lavoro meraviglioso. Nadia Ruggero, e pare che siamo concesso al corteo. Che possiamo studiare di nuovo, perché Parma, voi lo sapete, Parma Cotte.
Dico sempre, guarda, sei grazie. Il mio mito. Abbiamo visto che filmare perché il farmaco. Perché io sono ancora vivi! A casa mia, io abito qua vicino. Ci dobbiamo ribellare, queste bestie, quelli sì sono bestie. Noi dobbiamo dare pace, dobbiamo trafinare. Quindi chi può tra due settimane tornare a Parma? È la cosa più bella che possiamo fare, impegnare il nostro tempo nel modo migliore, almeno per alleviarci un pochino la coscienza. Che loro non c'hanno. Sì, torneremo anche qua. Caro, sì. Ciao, ciao. Grazie. Posso fare meglio di questo? Scendi tardi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie a tutti voi che siete venuti nonostante questo tempo maledetto che purtroppo non ci sta aiutando. Allora, so che stanno arrivando ancora altre persone, quindi prima di iniziare la manifestazione, per correttezza aspettiamo gli altri ragazzi che come noi hanno fatto strada. Nel frattempo vi annuncio che adesso chiederò alla questura di farci spostare davanti l'ingresso principale, che è dove vedete c'è la macchina della polizia, per il semplice motivo che, come sapete, io in questi giorni insomma sono stato in contatto con i dirigenti della questura ed eravamo rimasti che il posto sarebbe stato in questo angolo se i numeri erano superiori a 300-350, però visto che siamo decisamente meno, io penso che abbiamo tutto il diritto, prima ancora che da animalisti, di cittadini, di manifestare davanti l'ingresso di questa azienda di morte. Sì, bravo! E quindi appena arrivano gli altri ragazzi, insomma, ci spostiamo là davanti e ci facciamo sentire da questi signori che purtroppo stanno dentro questa struttura, nascondendo dei dati che sono assolutamente... diciamo nascosti, appunto, perché nessuno ne parla, cioè ne ha parlato anche di recente la stampa, il comune di Verona, questi signori tengono all'interno degli animali e non si sa che animali hanno, non si sa quanti sono, non si sa perché li utilizzano e soprattutto lo abbiamo chiesto più volte e vorrei che anche la polizia che è qui presente, capisco che è domenica, ma anche domenica è lavorativo per loro, chiedesse la documentazione a questi signori, perché noi sappiamo benissimo che purtroppo la sperimentazione sugli animali in Italia è legale, è consentita dalla legge. La sperimentazione sui cani è vero che è consentita, ma in casi eccezionalissimi, diciamo che è quasi illegale, e quasi illegale c'è quella piccolissima parte in cui il Ministero della Salute purtroppo autorizza la sperimentazione su questi cani. Allora io chiedo, ripeto, l'ho detto anche in diretta Facebook giorni fa al dirigente dell'ASL, il dottor Adami, che ha fatto un comunicato stampa che mi sembrava più una pubblicità per l'azienda che per gli animali. Dove sono questi documenti? Questa azienda ha avuto l'autorizzazione da parte del Ministero della Salute per sperimentare su questi 20 cani che sono arrivati dalla Francia? Sì o no? Allora, è bello rispondere, in Italia siamo abituati che quando ci viene chiesta qualcosa la risposta è sempre generica, no? Come se io chiedessi a voi, tu è vero che fai il meccanico? E tu mi dovresti rispondere e dire sì o no, invece la risposta è sì, lavoro, ma io non ti ho chiesto se lavori, ti ho chiesto se fai il meccanico. La stessa cosa è per l'azienda, tu sei autorizzato a sperimentare su questi 20 beagle, sì o no? La risposta dell'ASL è stata no, ma sono un'azienda seria, hanno tutte le carte in regola. Io non ti ho chiesto se è in regola, se ha le carte in regola o se è un'azienda seria. Io voglio sapere, il Ministero della Salute ti ha detto sì che puoi sperimentare su questi cani, sì o no? Se sì, purtroppo ci stiamo zitti tra virgolette perché la legge viene rispettata. Se no, l'ASL ha il dovere di entrare dentro e sequestrare questi cani, perché questi signori i cani non li possono tenere. Ed è una risposta che io vorrei dalle istituzioni, da tutti, dal prefetto, dal questore, dal comandante dei carabinieri, dal dirigente dell'ASL veterinaria, tutti ci devono dare una risposta. Questa azienda ha una bandiera italiana, sono tedeschi, stanno portando il nostro nome, il nome del nostro Stato, vogliamo sapere se rispettano le leggi oppure no. Ecco, questo io è quello che a mio avviso è più importante in assoluto. Poi rispondendo a tanti di voi che purtroppo chiedono perché ancora oggi
queste schifezze vanno avanti, dico, non chiedetelo né a me né ai colleghi animalisti né agli altri cittadini, ma chiedetelo ai parlamentari dalla destra alla sinistra, dal centro al sud, perché sono tutti uguali in questo senso, non cambia nulla. Dobbiamo prendere atto che se questi signori stanno aperti, la colpa non è nostra ma è dello Stato, delle leggi italiane che purtroppo gli consente di fare lo schifo che fanno. Ecco, però per fortuna la legge, io sono un po' stanco perché sto svegliato alle tre, ogni tanto la testa mi va in giro. Per fortuna, dico, c'è tanta gente che sta prendendo coscienza che non accetta più queste cose, perché nel terzo millennio, nel 2021, non è più pensabile, non si può più accettare di prendere un cane, farlo arrivare dalla Francia e chiuderlo dentro una gabbia per torturarlo anni ed anni. Qualcuno ha scritto: Enrico, bisogna andare prima a liberarli perché chissà, magari sono morti. Ragazzi, ma non è così. Questi animali vivranno lì chissà per quanti anni, sono esperimenti che durano tantissimo tempo, come i macachi che purtroppo sono ancora chiusi nell'Università di Parma. È la stessa identica cosa, non sono animali che vengono uccisi in 48 ore, sono animali che verranno torturati per tanti anni. E questo per colpa di una legge ingiusta. E questa è la rabbia che tutti noi dobbiamo avere e dobbiamo continuare ad avere. Che c'è una legge che fa schifo, che ci sono dei parlamentari della nostra Repubblica che se ne fottono per tutelare gli interessi magari di una multinazionale come questa, che ha i miliardi, che ha i miliardi. E questa è la verità. E questa è la verità. Si sentono in giro delle voci. Io non voglio accusare nessuno, ma perché quando si toccano dei tasti un po' dolenti, e mi riferisco a un'azienda come questa, e tutti si mettono la coda tra le gambe, tutti hanno paura, no, non mi metto, questi hanno 100.000 avvocati, mettono l'avvocato contro, poi chi me lo paga l'avvocato? Questa è la paura che le nostre istituzioni hanno, perché sono miliardari, questi vigliacchi sono miliardari, vivono sulla pelle degli animali, prendono in giro la gente dicendo che gli animali servono per salvarci la vita, quando ci sono centinaia e centinaia di migliaia di ricercatori in tutto il mondo che ci dimostrano che la vivisezione è inutile. Certo. Ma non diciamo vivisezione, perché ti vengono a dire no, ma la vivisezione in Italia è illegale. Vi prendono in giro pure con la parola. La vivisezione è legale, la sperimentazione animale sì. Io vorrei chiedere a questi signori cosa cambia. Quando prendi un cane, una scimmia e gli apri il cervello, cosa cambia? Se invece di utilizzare lo stai vivisezionando, lo stai sperimentando. Che cavolo cambia a quel povero animale che sta là e sta subendo inerme? Perché non si può difendere, perché la loro fortuna è questa. La loro fortuna è questa, che prendono questi poveri animali, li mettono negli stabulari, li ammanettano e quei poveri animali non hanno la possibilità di difendersi. Ecco, questo è quello per cui dobbiamo batterci tutti i giorni, pure sotto la pioggia. Io vi ringrazio perché siete eccezionali, perché comunque anche sotto la pioggia siete venuti. E la cosa bella, io vi chiedo un applauso per tutti voi che siete qua, la cosa bella è questa, perché qualcuno a volte dice, ma voi chi ve lo fa fare? Perché magari qualcuno pensa che siamo qua per interessi propri, quando invece qui magari c'è qualcuno, non qualcuno, tanti, che come me si sono pagati il biglietto dell'aereo, la benzina della macchina, il biglietto del treno, e non per tutelare i propri interessi, il proprio posto di lavoro, come magari hanno fatto ieri gli operatori poverini di Alitalia che hanno bloccato l'autostrada. Io sono rimasto commosso nel vedere un operaio che era in lacrime davanti al poliziotto, dicendo: io ti chiedo scusa, ma io devo difendere il mio posto di lavoro, sono qua per questo. E noi non siamo qua per il nostro posto di lavoro, noi siamo qua perché là dentro ci sono tanti animali, vorrei sapere quali. E questa, credetemi, la cosa che mi manda più in bestia. E questa è la cosa che mi manda più in bestia di questo Stato, che mi fa schifo. Che mi fa schifo. Perché questi signori sono tutelati? Perché devono avere la bandiera italiana e io da cittadino non ho diritto di sapere cosa cavolo fanno là dentro? Perché stanno tutti zitti? Perché stanno tutti zitti? E consentitemi. A volte purtroppo anche noi, mi ci metto pure io che sbaglio, tutti noi siamo esseri umani e facciamo gli errori, facciamo disinformazione. Ho letto in questi giorni parole assurde contro il sindaco di Verona, contro la consigliera Bocchi, che mi ha scritto poco fa, io spero riesca a raggiungerci. Ha avuto purtroppo un imprevisto, ma spero che prima di pranzo riesca ad essere qua. Non ve la prendete con il sindaco di Verona. E chi mi conosce lo sa, io non sono uno che si tiene a bocca chiusa, se c'è da andare pure contro il Presidente della Repubblica lo faccio.
ma obiettivamente non ha senso attaccare il sindaco di Verona, che è l'unico che si è attivato insieme alla consigliera e ha chiesto a questi signori di far uscire i cani. Bravo. È inutile prendersela col sindaco, il sindaco non ha il potere di venire qua e chiudere l'azienda. Quindi cerchiamo, ecco, mi permetto, visto che siamo in diretta, ci sta seguendo un po' di gente, anche questo, perché poi sapete qual è il problema, che i giornalisti che sono contro di noi e contro gli animali ci svergognano, per non utilizzare altri termini, e io vedo che sono ignoranti, parlano e neanche sanno quello che dicono, e dicono che la colpa è del sindaco. No, il sindaco non ha il potere. Rizzi, vieni qui, si sente poco qua in fondo. Ah, no, scusa, ok. E quello si sente benissimo, però. Conviene fare il cazzo. Devi però... sentire, devo sentire anche gli stronzi, dai, bastardi. Mi hanno fatto morire un figlio due giorni fa. Giuro, do il sangue per farli morire. Bravo, bravo. Vieni, Rizzi. Bravo. Finisci. Dopo c'è il metà che vuole intervenire. Quindi questo, ammazza, questo è bellissimo, organizzatissimi, fantastico. Quindi questo è quello che vi stavo dicendo, e la rabbia che viene proprio è questa, perché materialmente noi da cittadini non abbiamo diritto di sapere se questi signori sono in regola oppure no, e non è che stiamo chiedendo la luna. Quando chiediamo la liberazione degli animali sappiamo purtroppo che questi signori possono accettare oppure no. Ma chiedere se questi signori hanno le carte in regola è un nostro diritto. E ripeto, visto che siamo in diretta, ci sono forse anche delle TV locali, io faccio un appello pubblico al dirigente dell'ASL di Verona, il dottor Adami, che magari mi sta seguendo, che ci sta vedendo. Ecco, caro dottore, invece di fare la pubblicità all'Aptuit dicendo che è un'azienda bella, sono tutti belli, con gli occhi azzurri e celesti, ci dica se questi signori hanno le carte in regola oppure no. Se il dottor Adami non risponde, lo chiedo al prefetto di Verona, che è la massima autorità sul territorio. Se il prefetto non risponde, lo chiedo al questore di Verona. Tutte le istituzioni, dalla prima all'ultima, hanno il dovere di verificare se questa azienda, che lo voglio ricordare, perché poi qualcuno ha la famigerata idea di dire no, ma sono tedeschi, è multinazionale, me ne fotto che sono tedeschi, sono sul territorio italiano e sul territorio italiano rispetti le leggi dell'Italia. Uno. Due, che non ci si venga a chiedere a noi di rispettare le regole, le leggi, se gli altri se ne fregano. Perché questa è una cosa che non sopporto. Io sono il primo a rispettare le regole, le leggi e tutto quello che c'è da fare per vivere in un paese civile. Ma se qualcun altro che non ha più diritti di me ne approfitta e le istituzioni fanno finta di nulla oppure chiudono gli occhi e mi prendo la responsabilità di quello che dico, come sempre, allora me ne fotto pure io delle leggi dello Stato. Perché questo non può succedere in un paese che si ritiene civile. Ci vengano a dire, lo ripeterò fino alla fine! Lo ripeterò fino alla fine e voglio vedere quanti giornali hanno il coraggio di scriverlo. Io ho il massimo rispetto per i lavoratori, per tutti, ma mi vergogno che ci sono giornali che chiudono la bocca. Nessuno fino ad oggi avete fatto articoli dicendo che questi signori sono bravi e bravissimi, e nessuno che ha riportato, che ha fatto il titolo con scritto siete autorizzati ad avere in vicolo oppure no. Nessuno, vergognatevi, non vi incazzate se poi la gente vi dice che siete revenduti, perché è quello che pensa la gente comune. Fate un articolo domani mattina, vogliamo vedere un titolo gigante con scritto Aptuit, sei in regola oppure no. Se lo fate, vi chiedo scusa, vi faccio pure l'applauso. Se non lo fate, venduti siete, vigliacchi siete e vigliacchi rimarrete. Questo è quello che ci tengo a dirvi. Adesso do la parola a Riccardo di Animalisti Italiani, grazie a tutti intanto. Sì, grazie, grazie. Grazie, di qua. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ovviamente questo è solamente... No, mi devo spostare. No, sei davanti. Ecco. Buongiorno, scusate. Allora, ovviamente oggi, grazie a ognuno di noi, grazie a voi, grazie a ognuno di noi che è venuto da lontano, davanti a questo lager, perché questo è un lager, perché qui dentro nel 2021 siamo arrivati all'abominio
di far venire 20 creature di 4 mesi dalla Francia e sempre per colpa della legge iniqua dello Stato italiano. Perché che cosa serve una legge che vieta l'allevamento di primati non umani, cani e gatti, sul territorio nazionale a fini sperimentali, quando poi è facilmente aggirabile perché questi delinquenti, perché questi qua sono dei delinquenti, questi delinquenti del 2021 l'hanno fatti arrivare dalla Francia di notte, perché ricordatevi che dove c'è sopruso, dove c'è abominio, dove c'è malaffare, su chi non può difendersi viene sempre tutto artisticamente occultato, viene tutto artisticamente occultato. Tolstoi, eravamo rimasti che se eravamo meno di 150 ma noi avvicinare davanti a questo anche per mezz'ora, non è che durerà più, però se mi dite non ci rimango male, perché certo ci rimango. Provo, ecco, ok, scusate. Sì, questa è l'acqua. Allora, l'altra cosa importante, noi come animalisti italiani abbiamo fatto una lettera al Comune di Verona e alla dirigenza della APTUIS. In questa lettera l'associazione si è dichiarata disponibile a prendere oggi, adesso, alle 11:15, tutti e 20 i piccoli, li prendiamo a nostre spese e ce li portiamo a Roma. A nostre spese e gli garantiremo un futuro degno. Con un diritto di essere una sentiente, se non è il vero Dio è in ogni essere vivente che conosciamo, e questo è il vero Dio, e questo è il vero Dio. Siamo arrivati all'abominio che nel terzo millennio dobbiamo ancora permetterci di sfruttare creature che hanno 4 mesi, vi dovete vergognare. 4 mesi sono dei neonati, sono vigliacchi, perché poi prendono il beagle, lo sapete perché prendono il beagle? Perché sono docili, perché hanno un sistema cardiovascolare resistente. Che cazzo di razza Sapiens è? Una razza che si permette una pomiglia di questo livello. Noi eravamo a Grigli, personalmente sono entrato, sono uno di quelli che è entrato in quell'area, 2012, andiamo fieri di quello che abbiamo fatto, ci hanno chiamati terroristi, siamo solamente gli equilibratori della giustizia, siamo solo questo. Il diavolo è l'essere umano, noi siamo gli equilibratori della giustizia, noi dobbiamo sfruttare la scienza, ma non dobbiamo sfruttare gli animali, dobbiamo sfruttare la scienza, perché la scienza ha metodiche alternative e sostitutive a questo abominio che nel terzo millennio ancora si chiama vivisezione, una pratica barbara euristica mai validata, il 95% degli esperimenti falliscono. Questi sono dati incontrovertibili, oggettivi. Vi dovete vergognare, up to it. Abbiamo scritto al CEO della up to it e al Comune di Verona, che noi ringraziamo. Il Comune di Verona noi lo ringraziamo, come ha detto prima Rizzi, perché comunque il Comune di Verona è un comune animalista. Sappiate che sul territorio del Comune di Verona sono vietate le botticelle, sono vietati i circhi con gli animali. Il Comune di Verona provvede alle sterilizzazioni gratuite per i gatti, per le colonie femmine. Quindi tanto di cappello al Comune di Verona. Ora faccia un altro passo il Comune di Verona, ci dia questi beagle. Animalisti italiani, si è offerta nero su bianco a prenderli adesso. Tutti e venti, che ce li portiamo a Roma e gli garantiamo una famiglia dignitosa, l'amore che si merita ogni animale. Ma ricordiamo che gli animali sono tutti, non solo sono i cani e i gatti. Chi sta qui e poi dopo con il suo stile di vita contribuisce allo sterminio degli animali è un ipocrita. Se state qui sappiate che ogni vostra scelta ha un impatto sulla nazione animale, una nazione a cui noi abbiamo dichiarato guerra.
Abbiamo dichiarato guerra con il nostro scellerato stile di vita. Nel terzo millennio è inammissibile lo stile di vita che stiamo portando avanti. Abbiate consapevolezza di ogni azione quotidiana, ognuno di noi. Dal momento in cui si alza la mattina quando va a dormire la sera può avere un impatto devastante sulla nazione animale. Nel terzo millennio, nel 2021, la specie umana ha dichiarato guerra alla nazione animale. Noi siamo qui per vincere questa battaglia e per vincere questa guerra. Grazie davvero di cuore a tutti per essere qui. Grazie. Non sono problemi tecnici, bisogna accendere il microfono per parlare. No, a proposito adesso del Covid, ci stanno rompendo le palle col Covid, perché il Covid viene dalla Cina. Stavo dicendo prima delle signore che stavano qua, ma perché non ci parlano di 1 milione di malati di Alzheimer? 1 milione! 180.000 malati di Parkinson, 130.000 malati di sclerosi multipla, un bambino su 75 è autistico, tutti malati neurovegetativi da virus, loro non lo dicono, però lo nascondono. Nessuno si scandalizza, intervistano i professori, non si sa la causa, la sapete, non la volete dire, perché abbiamo massacrato la natura, gli animali, in tutti i modi, ed ecco quello che succede ai figli della natura, si ripercuote tutto su di noi. Andrà tutto bene, abbiamo visto che sta andando tutto bene, andrà tutto bene quando finiremo di massacrare gli animali. E li considereremo nostri fratelli, sì, i nostri fratelli. Quando rispetteremo la natura così com'è, senza cercare di forzarla o modificarla. Perché siamo noi che siamo sbagliati, non è la natura. Quando ci accontenteremo solo del necessario, solo del necessario. E poi un'ultima cosa, forse la cosa più importante, quando smetteremo di pensare solo al nostro bene, ma penseremo al bene di tutti gli esseri, allora cambieremo questo schifo di mondo. Una volta per tutte, e vivremo almeno in pace con noi stessi, sperando di avere un futuro insieme agli animali, a tutti gli altri esseri che ci troviamo qui, la solidarietà, perché neanche loro hanno scelto di vivere su sto cazzo di mondo. Nascerà qui la solidarietà con loro, poverini, loro non chiedono nulla, neanche di vestiti, le scarpe. Vivono solo del necessario, dobbiamo prendere punto, come diceva Riccardo, ci dobbiamo inchinare, vivono del necessario, non siamo capaci, terze, quarte case, poi le cose, ci sono più le montagne, le colline. No, sì, sono stata un po' mia madre in attesa, a palla non ci possono andare perché c'è il vuoto. Ma stanno però per rivolgere anche a tutti gli eventi, perché è fuori pista, quello che si fa è fuori pista. Il tempo non gioca un valore, molti studenti se ne sono sentiti. Ci siamo tutti ribellati e saremo tutti contenti della nostra vita, perché questo è il nostro ruolo. Ricci, guarda che c'è Telenovo che ci cerca. Faccio presto, lo prendo. Sia le malattie, ma la nostra coscienza. Però l'ho tirata dietro. La coscienza della vita si gioca. In modo che abbia i suoi ultimi anni di vita. Adesso il morbo di eravamo fabbricati un vaccino che nessuno ci va a togliere. Io non li ho, quindi questa cosa su questi fatti. Grazie. Grazie, grazie. Dobbiamo insistere, dobbiamo passare a casa la vittoria, e non sarà solo la mia, grazie, grazie, di tutto il pianeta. Adesso ho finito. Con la lì bionda.
questa è la giornalista. Perché io in serio io volevo dire una cosa, Ricci parlava di legge, ma noi non ce ne frega niente della legge, come una legge ingiusta, la disobbedienza è un dovere. Punto. Brava, brava, brava. Allora, iniziamo la cosa. Permesso. Scusa. No, tranquillo. Ci dicono che stanno lavorando per la nostra salute, perché è una scusa perfetta, una giustificazione perfetta, però non hanno mai sentito di Albert Sabin, il famoso dottore polacco che aveva trovato il vaccino contro il polio, ma non ha voluto il prevenzio, l'ha regalato. Questo sì che è lavorare per salute pubblica, e non 24 miliardi di dollari di profitto di paese. Quindi ci stanno mentendo, ci stanno mentendo, sono bugiardi, sono bugiardi, sono sfruttatori. Sono sotto le donne! Io vi dico quale è il nome di tutto per loro! Matti! 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 Beh, di sicuro la pioggia purtroppo non ci ha aiutato, ma come state vedendo comunque la gente ha deciso di partecipare, aderire lo stesso. Stiamo semplicemente chiedendo la liberazione di questi 20 beagle che sono arrivati purtroppo nei giorni scorsi dalla Francia per essere sottoposti a terribili esperimenti tossicologici dall'azienda Aptuit, che fa parte di una multinazionale tedesca. Riteniamo che sia inaccettabile nel terzo millennio del 2021 utilizzare ancora animali, in modo particolare in questo caso cani, per sperimentare non si sa cosa, non si sa a quale fine, visto che ci sono tantissimi medici e tantissimi scienziati che per fortuna hanno dimostrato con documenti alla mano che la sperimentazione sugli animali non aiuta gli animali, non aiuta l'uomo, non aiuta la scienza. Vogliamo una ricerca vera che non sia fatta sugli animali, su esseri viventi indifesi che vengono purtroppo torturati, e spesso purtroppo le persone questo non lo sanno, lo ignorano perché questi signori non lo riferiscono, e soprattutto vorremmo sapere se Aptuit ha ricevuto il nulla osta da parte del Ministero della Salute per poter utilizzare questi animali. Perché dico questo? Perché la legge italiana, diciamo che vieta quasi l'utilizzo dei cani, tranne che in casi veramente estremi, su autorizzazione del Ministero della Salute. Il dottor Adami, che è dirigente della ASL di Verona, è venuto a dirci che l'azienda è bella e rispetta le regole e tutto. Non ha risposto alla domanda se questi signori sono autorizzati dal Ministero della Salute oppure no. Da cittadino, prima ancora che da animalista, vorrei una risposta. Quindi voi non riuscirete a portarli via, o perlomeno di avere una soluzione, e perciò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quale sarà? Guardi, la manifestazione, consideri, come ha visto, che è iniziata da appena 10 minuti, quindi adesso vedremo un attimo. Io già come promotore ho chiesto alla questura di farci avvicinare davanti all'ingresso, perché ritengo inaccettabile dover stare all'angolo della strada per tutelare l'immagine di questi signori. Questi signori, anche se sono multinazionale tedesca, sono sul territorio italiano e noi abbiamo tutto il diritto sancito dalla Costituzione di manifestare ed esprimere il nostro dissenso. Quello che le posso garantire è che fin quando quei cani, come sì come gli altri animali, non usciranno da questo lager, noi faremo mille battaglie. No? Allora, le vostre associazioni oggi si rivolgono alle organizzazioni che si dicono un po' più tranquilli, un po' meno impegnate da un punto di vista dell'azione. Ecco. Sì, guardi, ognuno ovviamente manifesta a modo proprio come ritiene l'importante che venga fatto per ottenere l'unico obiettivo, che è quello di salvare gli animali, insomma, da questi posti di violenza inaudita che non dovrebbero esistere nel nostro paese. Grazie.
vi prego, date spazio a questa cosa che è importante, perché nessuno ci dice se sono autorizzati dal Ministero, e questo è grave, perché ce lo devono dire. Allora io ieri una legge che autorizza la reazione aperta di ogni tipo di sostanza prodotta diciamo che c'è la deroga ma c'è sempre l'autorizzazione del Ministero della Salute, perché la sostanza è uguale per tutti. E allora questo si tratta di giornalismo, ma quando paga loro quel tipo di sofferenza sarebbe non ritornare ai vecchi tempi degli ebrei, degli schiavi, sarebbe semplicemente adottare quella famosa legge del taglione, cioè tu fai del male io ti faccio del male, se tu mi togli un braccio io te ne tolgo un altro anche a te, è così, è così. Adesso si parla dei talebani aggressivi, cattivi. Nulla, non voglio cambiare tema, ma cosa fanno i talebani per impedire il furto? Tagliano le mani. Se lo fanno in autostrada, tagliano la mano e anche un piede. Se uccidi, ti tagliano la testa. Allora, noi non siamo talebani, però dovremmo essere un po' più talebani. Perché se l'Italia è diventata famosa nel mondo come un popolo di pecoroni, anche gli animalisti, scusate, io mi metto davanti per primo, perché dopo 13 denunce ancora in corso, adesso se io faccio la pipì vicino al marciapiede mi arrestano. Quindi, però dovremmo un attimino fregarcene di queste cose. Riempiamo i carceri di animalisti, meglio vegani. Una volta che i carceri sono pieni, due cazzo ci vogliono mettere. Cioè dobbiamo fare in modo, ecco, gli autisti, i camionisti, speriamo che lunedì quando fa manifestazione, perché so facciamo di nuovo la figura di merda, facciamo la figura di merda, tutti gli autisti giocheranno le strade. Speriamo, speriamo. Ma e se fossero gli animalisti a bloccare le strade? Alla fine i camionisti cosa sono? 35.000 che vogliono bloccare le strade, ma secondo me c'è ognuno di noi iniziasse a pensare che fondamentalmente è un po' animalista, non voi, anche quelli che stanno magari in casa in questo momento a guardare la TV. Perché se pensiamo a quanto eravamo nati, quella empatia, quella sensibilità che... Eccoci, una ragazzina giovane, per fortuna, siamo delle giovani. Se riuscissimo a fargli fiorire quella sensibilità di una volta, sicuramente otterremo grandi risultati. Adesso io passo il microfono e vorrei solo dire l'ultima cosa. Avete figli, avete nipoti, avete... Veramente dalle donne è molto sbagliato, molto negativo, perché il rispetto per le donne è fondamentale. Le donne in Afghanistan, sì, non è mai accettabile mettersi a livello di assassini criminali che stanno là per interessi economici dell'America, che ha ceduto l'Afghanistan alla Cina, alla Russia, e ci sono omosessuali, prigionieri politici, donne che stanno morendo. Quindi sì, però il riferimento a dei criminali assassini non facciamolo mai, perché l'animalismo, io lo ricordo a tutti, è lotta a specismo, razzismo, sessismo, omofobia. Un animalista che è razzista o sessista o omofobo è un imbecille, non è un animalista, ricordiamocelo sempre. Quello che volevo dire è un'altra cosa invece. Non so quanti di voi sanno che 5 anni fa gli animalisti italiani si sono incatenati all'ingresso del CNR, di un centro di ricerca a Casaccia. Ci siamo incatenati in 40, abbiamo rischiato l'arresto perché era un centro militare. Allora io vi dico, se fra 3 mesi non ci danno i 20 piccoli, quanti di voi sono disposti a rischiare l'arresto? L'arresto! Perché così che si fa! Noi abbiamo salvato 16 macachi grazie a un blitz, all'incatenamento, alla presenza dei deputati, a denunce, manifestazioni, querele e battaglie. Dopo 2 anni questi 16 macachi vivono semiliberi in Gran Bretagna e in Belgio. Ma ci siamo dovuti incatenare, c'era anche Riccardo, rischiando l'arresto. Ci sarete fra 3 mesi, io dico, oggi è il 30 settembre?
Sì. È il 26 settembre, se, ottobre, novembre. Allora, il 20 dicembre, porco zio, se non ce li danno ci incateniamo qua, ci saremo tutti, voglio vedere se avrete le palle di essere con noi. Animali liberi sempre, ciao! Sandro, 100%. Ah, mi sembra che sia stato detto tutto quello che c'era da dire. E allora io volevo mettere in evidenza solo una questione, cioè che il fatto che dietro questo orribile palazzo, dietro tutta questa mostruosa cosa che è la vivisezione, in effetti cosa c'è? Qual è il vero motivo? È il profitto, il guadagno, non c'è altro, è solo una questione di soldi, una questione di scale, gente. Non c'è morale, non c'è utilità, non c'è compassione, non c'è niente, è solo una questione di soldi. C'è un giro di affari di milioni, gli allevatori degli animali, i trasportatori, i falsi ricercatori che stanno qui dentro e si prendono stipendi, e soprattutto i baroni della medicina che fanno carriera, che si prendono titoli, si prendono prebende per le ricerche fatte da altri, ricerche che, è già stato detto, non servono assolutamente a niente, e questo lo sappiamo, perché dopo 100-150 anni di ricerche non sono in grado di guarirti neanche un raffreddore. Ecco, e poi sarebbe a fare il discorso sull'attuale pandemia, ma lascio perdere perché esula un pochettino il discorso. Per quanto anche su questa falsa pandemia e quello che sta succedendo c'è di mezzo la vivisezione, perché chiaramente bravo, è ora di dirlo, vaccini, pseudo vaccini, acqua e sante, acqua e merda che ti spacciano, che ti iniettano, vengono dalla vivisezione, dalla cosiddetta ricerca sugli animali, oltre ad avere come componenti parti di animali, e quindi altri animali sono stati torturati e uccisi a milioni perché la gente possa andare a farsi quel rito scaramantico che secondo loro dovrebbe proteggerli da questa epidemia che non si sa dove sia, in televisione, sui giornali più che altro, secondo me, parere personale, eh? Ecco qua, però rendiamoci conto, chi si fa un animalista non dovrebbe farsi il vaccino, semplicemente. Poi in quanto al fatto di essere qui, noi siamo i primi che siamo venuti quell'altra sera fa, settimane fa. Bravo Sandro. E l'unico merito che abbiamo, l'unico merito che vanto è quello che abbiamo aperto il discorso. La nostra intenzione era quella, era semplicemente quella di portare alla conoscenza della gente il più possibile quello che succede qua dentro, che poi molti lo sapevano già, tra l'altro. E è bello vedere adesso tutta questa gente oltre a noi, tutta questa gente riunita. Però, come diceva prima chi mi ha preceduto, è ora di agire in maniera sostanziale, in maniera pesante. La legalità, che cos'è la legalità? Le leggi sono il mezzo che ha chi governa, chi domina, per difendere i propri interessi. Legale non vuol dire morale, anzi abbiamo visto nella storia che mille volte le leggi, i nazisti facevano tutto secondo legge, sì, perché facevano loro le leggi che volevano, grazie a tanto. Ecco, e adesso è la stessa cosa, no? Adesso abbiamo, vabbè, il discorso esula, quindi non voglio fare il discorso sul governo. L'unico invito è, ci siamo trovati oggi qua nonostante la pioggia, benissimo, bravi che è venuti, non lasciamo cadere il discorso, non lasciamolo cadere, e non solo per questi 20 beagle e le scimmiette, e dicono anche i gatti che sono torturati qua dentro, ma per tutta la vivisezione, tutto questo sistema sanitario che non salvaguarda la salute dell'uomo, però tortura e uccide gli animali. Adesso dovremmo... Bravo Sandro. Tutti i giornali, ma io non sono capace di parlare al microfono, tutti i giornali parlano soltanto della paura, dei complotti, però degli animali che muoiono, che noi siamo contrari perché non c'è un vaccino etico, diciamo, vogliono tutti vaccinarci, ma di etico non c'è niente, e nessuno parla, perché se parliamo ci tappano la bocca, allora in tutte le città noi dovremmo gridarlo proprio. Ma adesso il momento è quella di sessione, è unita, per quello che ci tappano la bocca. D'accordo.
Andiamo. Vado a chiedere la conciliazione con cartello, che ormai sono pietra terra. Mi hanno fermato con la polizia, dice, non c'è questa acqua, non sono stati in scarpa. Quando non c'è questa acqua, se non tutto lo stai che c'è chiedi, c'è qua, ma sta a prendere tutto e metti qua, non c'è la c'è, perché se non sono sul danno, c'è la Pubblica. Tutti sono contro, tutti tranne chi si lavora su Guadagna, sono contro la riuscizione, tutti sono contro i materie, però da quello, da questo a fare delle cose concrete se passa, perché c'è rischio, c'è fatica, ecco uno dei vari, no? Allora, se adesso dico parlo per noi. Se il numero di persone che la sente se non adesso quando e se non fin dove si dice, no? Parlando mi hanno commentato altre cose, voglio dire una cosa importantissima, dobbiamo tenere a mente, scusate adesso ritorno al microfono, però una cosa importante, l'Olanda, ma questo non ce lo dico, ha già annunciato che nel 2025 cesserà ogni esperimento sugli animali. Questo ci deve prendere forti. Ho chiamato l'ambasciata, se era vero. Sono orgogliosi di questo, di essere leader nel mondo su questo schifo di pianeta. Leader, hanno ragione. Dal 2020 su qualsiasi animale, è un grande segno di civiltà, ho detto mi avete commosso, vogliamo venire lì sotto, ha detto la nostra amica di Mezza, andiamo là sotto, fatemi le mani, hanno bisogno perché l'intera Europa gli sta dando contro, anche l'Italia stessa, a nome di prima Elena Cattaneo, che è una donna, vergogna! Non mi meraviglio più di niente, ho un amico ginecologo, faceva la caccia al cinghiale. Ma come, tu salvi le vite, fai dei cinghiali.
È pazzesco veramente, è una follia. Sono sicuro che tra 20-30 anni, quando sarà cessato questo schifo, ci guarderemo dietro con orrore. Ma è possibile che abbiamo fatto questo? E la coscienza ci peserà come un macigno su tutta l'umanità. Dobbiamo lottare con coraggio. Noi stiamo dalla parte della giustizia, se non dell'amore. Quindi già soltanto per un fatto di giustizia non lo dobbiamo permettere. Dobbiamo difenderli come se fossero i nostri figli. E anche di più, perché non lo sono. E allora anche di più. È così vero. Facciamo noi lezione di etica, che loro non ce l'hanno. Io vi posso garantire, sono degli ignoranti che non finiscono mai. Si contraddicono, non hanno motivazioni valide. Ci sono due sperimentatori, quelli di Parma, che non si vedono più, non si sa dove sono andati a finire. Si chiamano Marco D'Amietto e Luca Bonini. Io faccio i nomi perché qualcuno mi ha detto tu fai i nomi, mica giusto, c'hanno una famiglia. Ma perché gli animali non c'hanno una famiglia? Certo, ragazzi, allora risponderò io. Siccome questa qua bene o male è casa nostra, Veneto, lo sapete, possiamo andare davanti all'azienda, quindi non più qua. Ovviamente teniamo le distanze, non facciamo bordello, perché se non ci cambiamo, sì, perché tante volte non riesce ancora a andare a fare le teste, ma sai che mi ha risposto il segretario di Elena Cattano, ma capito, la senatrice pensa che arrivi sono nel senso inferiore a noi, oppure oh ciao cara, ciao, ma siamo detto no, non vada fuori testa, perché Elena Cattano ha già risposto a interrogazioni parlamentari di chi? Degli altri senatori a vita, a quello che gli chiedo io me ne rispondo, se facessero a suo figlio come reagirebbe? Quello che volete che se venga fatta agli animali, come reagireste? O pensate agli animali sono esseri inferiori a noi? Sono superiori, dobbiamo solo apprendere. Saluti tanto, sono Cristina, perché c'è tanta gente non tranquilla. Si devo andare via. Certo, certo, tranquillo. Bene. Per tutti gli animali! Libertà! Per tutti gli animali! Libertà! Per tutti gli animali! Libertà! Sì,
Ah, l'avete ordinata? Non venite neanche da vicino, ore 10. Grandi teste di cazzo! Dove fate? Dove cazzo fate? Compriarsi, guardate con le tue strutture!
farò pagare tutti i lag. Ricordiamoci che in questo posto torturano i bambini! Ricordiamoci, sono bambini di un'altra specie, ma che scuola! Giù le mani dagli animali, giù le mani dagli animali. Giù le mani dagli animali, giù le mani dagli animali, giù le mani dagli animali. Mani sporche di sangue. Sangue, sangue, sulle vostre mani!
passo avanti due. Come ci sono i bigo, ci sono altri animali. Anche i topi. Li vogliamo tutti fuori. 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 Dai, due passi indietro. Non potremo. Lei sta dicendo giustamente, vogliamo che le forze... Anche sotto l'acqua, da qui non vogliamo... ce ne andiamo, anche sotto l'acqua, da qui non ce ne andiamo, anche sotto l'acqua, da qui non ce ne andiamo, anche sotto l'acqua, da qui non ce ne andiamo. Dobbiamo... Anche sotto l'acqua, da qui non ce ne andiamo. Parassiti! 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 Noi siamo sotto l'acqua! Voi siete sotto la terra! Noi sotto l'acqua! Noi sotto la terra! Queste sono le lacrime degli animali che torturate, ecco perché piove. Sono le lacrime degli animali che torturate, perché vi dovreste inginocchiare di fronte a loro. Non siete degni neanche di guardarli negli occhi. Figuriamoci di torturarli, fate schifo. Del terzo millennio voi comprate disperazione e vendete false speranze. Merde! Non venite a queste manifestazioni, fateci venire loro, chi sopperdite, è la cosa più bella che potete fare, andate che voi contro gli animalisti, contro i diritti, sacrosanti degli innocenti. Datevi malati, non ci venite, fategli vedere, dategli una lezione a quelle merde vestite di bianco, dovrebbero vestire di nero e di sangue, di rosso. E sono medici, ma sono senza palle. Liberati, Vigo! Noi sappiamo che le forze dell'ordine stanno tutti con voi, però non hanno la forza e il coraggio di ribellarsi.
devono trovare, lo dobbiamo trovare tutti. Tutti nel nostro piccolo, loro, nel nostro grande. Siamo tutti chiamati a ribellarci. Dobbiamo avere soltanto il basico solo questo. Che non sono di sono posti. Come fate? Ma come fate? Ditemi come fate. Io vorrei fare semplicemente una domanda molto tranquilla. Qui c'è gente che lavora anche forte. Qui abbiamo tante cose quotidianamente. Io vorrei fare semplicemente una domanda tranquillamente da cittadina italiana e mi reputo una brava persona. Semplicemente perché ho scelto la strada del veganismo e già lì c'è da dire tutto. Io vorrei fare semplicemente, se poi volete arrestarmi, arrestatemi pure. Una domanda alle forze dell'ordine che sono qui con noi oggi, che lavorano quotidianamente, forse ogni tanto con i cani, hanno un rapporto con i cani, sanno chi sono i cani e cosa fanno i cani con me. Come fanno a essere da quella parte, non dalla nostra parte? Consapevoli di quello che succede in questo posto, che torturano, uccidono, sono dei sadici, dei demoni. Andiamo dentro, andiamoceli a prendere. Scusate un attimo, io ho acceso il telefonino adesso e ho cliccato a tweet su Wikipedia, è venuto fuori Glaxo. Glaxo, guardate le denunce che ha la Glaxo insieme alla Lorenzina e tutti i casa farmaceutica. Andate a vedere quante denunce hanno queste aziende. Quindi c'è da mettersi le mani nei capelli, quelle persone lì, le forze del nord, che dovrebbero essere loro le prime a entrare dentro, a bloccare questa gente. Voi, forze dell'ordine, siete coloro che dovete rimuovere la società, le persone disoneste. Questa Italia è governata da disonesti, abbiamo un governo che va avanti di disonesti, di persone che si sono autoelette. Ok, noi abbiamo bisogno delle forze dell'ordine che facciano il loro dovere. Ok, scusate se mi sono permesso, io ero qui per fare delle riprese, ma purtroppo è questo, Glaxo, sono dei maledetti che stanno andando avanti a denunce su denunce, hanno comprato medici e quant'altro. Siamo davanti a un colosso di persone che stanno facendo fuori le vite umane, ma non solo umane, anche degli animali, i nostri fratelli. Qui dentro ci sono le più importanti associazioni a delinquere, qui dentro. Avete sentito che cosa ha detto la Glaxo? Ci hanno 100 denunce in corso. Ma i tribunali fanno finta di nulla, perché anche i giudici fanno schifo. Vabbè, adesso che anche tanto loro fanno presto, cambiano il nome. Allora ti posso dire questo, che noi, allora la LAP, Animalisti Italiani, si erano, hanno fatto ricorso per i macachi di Parma, che sono diventati un simbolo, e ti invito sabato 9 a venire a Parma, tutti insieme, ci sarà il corteo. Il questore ci ha permesso il corteo perché è una coscienza che l'abbiamo fatta affiorare noi, la coscienza, e ha capito che è giusto. Allora il TAR prima hanno preso tempo e poi hanno bocciato le istanze delle famiglie, poi è toccato al Consiglio di Stato. Sei buffoni! Ho fatto nome e cognome su Facebook,
non ci hanno neanche le palle di denunciarmi. I magistrati, i giudici di che cosa? Se voi non conoscete i diritti degli innocenti, che cosa avete studiato? Che cazzo avete studiato? Avreste dovuto difendermi, invece ci hanno detto potete andare avanti con l'esperimento. È una vergogna, i tutori delle libertà, dei diritti, hanno detto sì, potete proseguire. Vergogna! Ma non lo sai. Vergogna! 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 Questa è la nostra meta, la nostra unica meta! Gli animali liberi, con gli stessi nostri diritti! Un bambino mi ha detto, ma allora te posso ammazzare, Panzanzara? Non lo ammazzare! Se ti molesta lo puoi fare! Una pulce! Ma una pulce, se non ti molesta, non l'ammazzare, perché è il peccato più grave che puoi commettere! Giù le mani! Gli animali ci devono vivere.
noi, non soltanto all'Italia. Allora, ricordando ancora una volta che queste multinazionali, di cui fa parte anche l'Aptwit, Novartis e altri, sono quelli che decidono la vita, la morte e la sofferenza, non solo degli animali, ma anche di tutti noi, di tutta la gente, sono quelli che realmente comandano, governano loro i governi. Sono loro che comandano. E comunque questa di oggi deve essere, non è l'inizio, perché è una lotta che è avanti da anni, deve essere una tappa importante e non deve finire qua per quanto riguarda l'Africa. Dobbiamo continuare fino a ottenere la cessazione di questi esperimenti barbari, di questi esperimenti inutili e crudeli. Quindi vi diamo appuntamento alla prossima volta. Più incazzati ancora di oggi. Oggi è stata bellissima, la prossima volta sarà migliore. Avanti! Non aggiungo altro a quello che ha detto Paolo e l'amico Sandro. Ringrazio veramente di cuore tutti e vi confesso che sono emozionato, perché mai mi sarei aspettato tutta questa gente davanti i cancelli dell'Aptwit, più che altro con questo tempo. Ed è la cosa che mi rende orgoglioso. Vi ringrazio veramente tutti, uno per uno, perché so i sacrifici che avete fatto per essere qui, gente che arriva da Napoli, da Caserta, da Roma, da Ascoli Piceno, e come ho detto all'inizio della manifestazione, non siete qui per difendere il vostro posto di lavoro, ma siete qui per difendere gli animali che sono rinchiusi dentro questo posto di morte, di tortura. Vi ringrazio veramente di cuore, uno ad uno vi abbraccio tutti. Grazie. Vi prometto che non sarà, come vi ha detto Paolo e Sandro e tutti gli altri, l'unica manifestazione. Walter, il presidente degli animalisti italiani, che non vedo e gli chiedo di avvicinarsi, all'inizio della manifestazione ha detto: se questi cani nel giro di massimo 90 giorni non usciranno da qui, vi prometto che ci incateneremo tutti qui davanti. Sì! Fino a quando non usciranno tutti, saremo qui giorno e notte davanti a questi cancelli. Non passerà più neanche uno scooter, questo ve lo posso garantire. Oggi siamo 400, la prossima volta 800. Il tempo non ci ha aiutato, ma siate orgogliosi di quello che avete fatto oggi. Vedervi sotto la pioggia è meraviglioso. Grazie, vi abbraccio tutti, grazie. E comunque, Pantano Benigereo, la prossima non finisce qui. O ci danno i beagle o lotta dura senza paura. Ringraziamo chi cazzo manda le stelle. Grazie Serafina, che ci sei stelle. Grazie a Veronica per le stelle. Crisi, è non toccato le stelle. Domani tutti con la febbre. Grazie per essere venuto. Mamma, ha fatto pure tanta strada. Grazie. Ci proviamo, è una battaglia dura, ma ci proviamo. Grazie. Enrico, ti dico una domanda veloce. Una domanda veloce. Sì. Sì. Ascolta, fatelo là. Prendetelo là. Grazie. Mi recuperate il microfono. Aspetta, recuperiamo un microfono che è una cosa importante, le firme, e molti non lo sanno. Grazie. Monia,
Ce l'ha fatta. Ciao, grazie, ciao. Grazie. Porca miseria che... Cerchiamo di quello che facciamo quello che possiamo. Scusate, ultima cosa importantissima per chi ancora non l'ha fatto. C'è il tempo fino al 20 di ottobre per firmare il referendum sull'abolizione della caccia. Sicuramente l'avete fatto, ma lo ricordiamo a chi ancora non ha firmato. Mancano circa 150.000 firme. E mi approfitto per ringraziare pubblicamente il comitato promotore, perché stanno facendo un lavoro eccezionale, a prescindere se riuscirà o meno, a prescindere se riuscirà o meno, grazie a chi si sta impegnando in questi giorni, grazie a tutti. Bravo ragazzi, dobbiamo spostarci, grazie. Grazie per le stelle. Andiamo! Scusa, dove sta? Fateci la foto. Ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo spostarci da qua. E via le 5 stelle. Ma a capo di queste associazioni ci sono persone. Dobbiamo spostarci da qua, ragazzi. E dovete fare in modo di unire tutte le associazioni. Grazie Roberto per le 7 stelle. E possiamo veramente cancellare tutto quello schifo che c'è in Italia. Siamo tantissimi. Siamo veramente tanti. Non sono in condizioni, non sono in condizioni. Grazie Enrico per quello che fai. Grazie Enrico. Andiamo a comprare la strada, ragazzi. Grazie per le 7 stelle. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Come ti chiami? Sonia, grazie per 10 stelle. No, io ce l'ho, scusa, come si fa a fare? Sì, sì, sì. Dobbiamo sgombrare, ragazzi. Dobbiamo liberare la strada. Ma le strade si rivolte dalle palle. Sì, spostiamoci, scusa, se non mi stai. Ciao, caro. Non ci spostiamo qua. È un angelo. Ma guarda, ma più bagnati di così. Ormai guarda. All'inizio mi dici che Quanta strada!
la parte diversa. Michele, me la fai come arrivo? Facciamo passare la mano. Facciamo passare la mano. Aspetta, forse non lo fa. Ciao. Ok. Ok, grazie. Bisogna che si punti su tutte le associazioni, l'unione delle associazioni. Vediamolo come siamo messi, siamo qui. Cristina. L'acqua non mi prende. Siamo in condizioni di disumane. Vai, 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 ora, vai, vai. Stamattina mi hai visto a piedi, mannaggia. Da parte tua. Anche con te. Ma io ti ho portato niente. Ce la faccio io. Dai. Sì, siamo in diretta, ci stanno guardando. Oddio. Aspetta. Allora, vediamo un attimino chi, come siamo organizzati per il pranzo. Buongiorno. Allora, vediamo qui. Monia. Grazie. Andiamo avanti. Grazie. Grazie per tutto. Figurati, grazie a voi. Ciao. Sono arrivati in ritardo, ma sono arrivati. No, perché c'era la destra dai. Ah, me lo diceva. Ma che è successo? La bomba? In autostrada. Ma che scherzo, faccio in tempo, se puoi dire. Vieni. Vieni, ma scherzi, vieni qua. Vengo io. Non devo farlo, però era forse va bene, va bene. Venuta? Ok. Grazie. Ah no, è vero. Che non rubiamo l'ombrello. Allora, aspetta, vediamo dove è mutato. Che scherzi, ma che scherzi? Sandro, ma che entrato? Andiamo a mangiare qua? Però cambiati via. C'ho la felpa mia, però me la voglio. Com'è che è legale? È legale. Eh beh, perché arriva tutto dall'illegalità. Siamo nel paese dell'illegalità. Thank you.
vai. Adesso vado a prendere il bagaglio in albergo. Ma sei a piedi? Adesso chiamiamo un taxi. Quanti siete? Siamo io e lui. All'inizio sì. Va bene. E allora ci becchiamo a Roma. Ciao. Ciao caro, grazie di cuore. Grazie. Vabbè, ma ti torna che ti no. Non eravamo tutti, il tempo non ci ha aiutato. Eravamo fuori, però. Ma questo tempo non ci ha aiutato. Ma chi è Enrico? Grazie. Oggi è stato
non eravamo pochi. Quando siamo adesso facciamo un po' di pressione a loro per farli uscire, se no rispondono agiamo un po' così. Ma devo stare da che direzione? Da che direzione? Noi andiamo in macchina. No, siamo in diretta, ma pronto, cazzo. Però di coglione non sta diretta di me. Tu hai la macchina della parte. Ciao ciao. Buon rientro a tutti, grazie. No, ma anche per Paolo. Ah, con tutti, sì, sì. Sotto la pioggia del meraviglioso. Roberto! Fatta? Pronto? Grazie. Rizzi, basta! Io la macchina la prendiamo con ragazzi, ci sentiamo per telefono.